Dunque, vediamo un attimo. Essenze. Essenze. Zoom, agation. Aogami, tipo 1. Orco. Un proto diavolo. Ancora qua il discorso lì è delle difese. Se magari si riesce a prendere la difesa su, ma no, è impossibile. Bah. Comunque, questo. Allora, sulla maledizione visitando le sirene sulla collina, però. Ecco, a proposito qua. Incenso dell'energia. Della salute all'energia. Vado ancora, cos'è che incrementi quella roba? Noi abbiamo già qualche incenso. Ti consente di usare l'abilità Magatsui. Qua. Punti vita, ok, dell'energia non abbiamo niente, magia, forza, agilità, ma a proposito ho dato comunque un'occhiata velocemente a quei tizi lì che troviamo in giro a forma di goccia, il colore indica semplicemente quello che droppano. O il Grimorio, oppure ce n'è un altro per Naobino. E in realtà, appunto, il colore non indica quindi a cosa è debole. A cosa è debole lo si scopre a tentativo oppure usando il cannocchiale, come avevo ipotizzato io. Dovrebbe funzionare anche il cannocchiale su di loro. Il che, comunque, vabbè, non è male, se non che costa parecchio il cannocchiale. Perlomeno per i soldi che abbiamo in questo momento. Boh, io non so. Non vorrei che siamo anche costretti a livellare. Però mi sembra assurdo. Qui ce ne sono un sacco di cimeli rimasti in giro. Però bisogna decidere, appunto, ma non so che cos'è questa cosa dell'energia. Se non è la forza, non è la salute. Perché? E non c'è il parametro energia. Ecco, la salute sarà la vitalità, per esempio. L'energia cosa sarebbe? Abbiamo visto che c'è l'incenso della forza, c'è quello della magia, c'è quello dell'agilità, mi sembra. Se appunto questo incenso dell'energia. Ma boh. A questo punto noi qua siamo un po'. Perché c'è? Ecco qua, come si fa ad andare lì? Non si capisce. Dobbiamo provare a fare quell'ascesso lì, vedere. Però. Temo che non siamo livellati abbastanza. Però io farei anche delle prove. Tra l'altro. E qua dà come una via sopra qua, ma non. Ma non c'è modo di salire lì. Ma
Facciamo una prova. Boh. Non so, decidimi tra uno e l'altro. Ognuno si accusa della stessa cosa, praticamente. E l'Apsaras, se non ricordo male, è qualcosa che cura. Volendo, un po'. L'altra forse... me l'ha fatti sotto i piedi. Adesso il buffo. Ho sbagliato. Comunque adesso una prova, voglio fare una prova un attimo. Voglio vedere che livello è quello lì sostanzialmente. Allora, quanto ha adesso? 20 HP, la facciamo? Ma dovremmo farcela con... Intendevo che con la Pixie ce la facevamo, ma in realtà... Comunque sono piuttosto bassi, no? Sto iniziando a fare... Sembra un angolino e basta. Queste sono le specie di Kodama, ma no, siccome siamo messi piuttosto male, pare che è meglio curare innanzitutto. Ho tentato di usare il cannocchiale, vedere un attimo. Oggetti li può usare solo Atom. Comunque proviamo lo zio. Livello 13 questo. Allora, questo. Okay, poco, buono, buono. No. Magazzui. In effetti devo farlo ancora prima. Ok. Lui ancora non ce l'ha, quindi usiamo lui per curare. Ho visto che c'è questa cosa qua dell'incenso a energia, mi sembra di essere capitato, ma mi domando che cos'è, quindi non ho approfondito, cioè l'ho visto e basta che esiste, ma non... Allora... Ma non che cos'è, siccome non corrisponde, no? Cioè la salute poi si chiama vitalità. Quindi c'è questa energia, ma ha visto che c'è quello della forza, quindi che cos'è quella roba lì? Niente,
In realtà di vita ce n'è un bel po', eh. Questo lo lasciamo ad Atom. Inutile sprecare un esubero di danni per... Quindi Atom facciamo fare colpo... Kudama si chiama. Ok, adesso invece ci concentriamo su lui. E non so poi appunto cosa decidere tra quei due lì, stavo pensando, dicevo... La Side, vedo che Amalia, sì, non che un curatore farebbe schifo, però ancora, eh beh, perché ha fatto il critico lui. O meglio, ha fatto il weak, ci ha trovato la debolezza, il vento, quindi... Ah, chiudiamo, eh. Allora, adesso fare miraggio, guarda che siamo in terra di tutto adesso. Però vabbè, possiamo tornare dopo al... Ha finito anche lui, dato di fare. Critico bello. Dicevo che poi magari anche devo anche qualcos'altro, però. Precisione e illusione, questo non l'abbiamo mai toccato, vai, diamolo qua. Con questa abilità possiamo vincere, dici te, grammo taglio. Prendendo un ascesso, nuovo bino ottenuto, ok, altri miracoli. Io di Magatsumi, vendetta in attesa, grembo divino 3. Non c'è niente. Il mana è uno di... Per quello che io l'ho dato là sopra, perché... Che si è aperto tutto. Si è aperto tutto, ma siamo qui. Lì, è un'altra zona. Dove. Come diavolo si fa arrivare lì? È un bel mistero sta cosa. Beh, le ascese le abbiamo fatte tutte e tre. C'è quella zona lì che. Boh. Probabilmente si arriva quando faremo... Il livello 15 quello là, e poi... Comunque era forte. Non so, ho l'impressione che... Cioè, boh. Io spero che loro non pretendano che uno farmi con un disgraziato. Cioè, arriva qui e... In poco e poi qua si mette a farmare così. Mi sembra assolutamente un po' sbilanciato. Amalgama.
Cos'è sta cosa? Grandi quantità di gloria. Io non ho visto quella roba. Qua eravamo saliti? Penso di sì. Devo provare a affrontare anche questi qua. Allora. Era dietro, dove cavolo si mette quella cosa lì? Mi sembra che abbiamo qualcosa di interessante. Welcome to the world of Shadow. Tutti questi? Vendetta in attesa. Quando si usa l'opzione parata, la barra Magatsui si riempie lievemente. Quando si sfera un attacco critico o debole su un nemico, la barra dei Magatsu si apre molto lievemente. E per debole intendi che colpisce una debolezza, ma non è un attacco debole quello che colpisce una debolezza. Quando un alleato riduce i danni subiti tramite resistenza e affinità, la barra Magatsu si riempie lievemente. Quando un alleato annulla, assorbe o riflette un attacco nemico, la barra Magatsu si riempie. Sì, su due cose per riempire più velocemente il Magatsui non è una cosa da poco, ma non mi sembra la primaria importanza adesso. Abilità demoniaca. Giunge due slot. Vediamo questo. Fusione di essenza, dicevamo. Proviamo lui e vediamo cosa ci darebbe questo. Racunda e Ramasa. Dunque, 8 attacchi deboli su un nemico? 8? Riduce di un rango la difesa di un nemico per 3 turni. Non è male. Questo fa lo zio, eccetera. Questo fa il buffo, la danza dei graffi. E ma fa anche il mambufo. Va a rincare, ma lì ha un nemico, quindi anche questo lo fa. Quindi volendo ce l'abbiamo a dormire accanto a Tempesta. Sono nemici casuali. Allora, lui manca un dia, per esempio. Però non c'è nessuno che... c'è un dia, un agi, ma non c'è nessuno che lo dà. O mi sbaglio. Dio, già ce l'abbiamo. Non so, sì, pungolo tossico non ce l'abbiamo. Perché è oscurato? Perché non abbiamo abbastanza mana? Vabbè, ma chi se ne frega? Di non avere abbastanza mana in questo momento, me lo devi dare oscurato per quel motivo? No, ce l'abbiamo in mano. Perché è oscurato allora? Vedo che non è che spieghi anche questo gioco, eh? Boh, salviamo.
Cioè, so, al di là del ibrido inglese-italiano, ma proprio la spiegazione non... Io a questo punto non so. Ah, appunto dobbiamo andare alla magma. Che cavolo è? Dai, che lo dà? Qua. Gemma del veleno. Qui sopra? In effetti qua c'è. Assolutamente c'è una struttura a vederla bene, si vede bene da qua. Però che non possiamo saltare. Che è sopra di noi. Quindi è chiaramente ok. Quindi quando noi riusciremo ad andare di lei, entriamo dentro saltando su, arrivando qua saltando su e poi arriviamo su questa piattaforma sostanzialmente. Quello che invece continuo a non capire è questa cosa qua. Perché quello lì è... No, quello là, lo stagno è quello là. O non ho visto bene io quando siamo saliti su quella rampa. Perché c'è un sacco di gente lì. Però è possibile che la tizia... Un'altra cosa che mi domando io, è possibile che la tizia ci abbia dato una quest che non è la nostra... Non possiamo raggiungere ancora. Sulla collina. Tra i grimori, tra l'altro. A quanto pare non sono cose veramente avanzate. Allora, abbiamo salvato. C'è una cosa. Iniziamo. Oh, proviamo a ammazzare questo. Ma ci dobbiamo affrontare entrambi. È una prova, eh. Succede, è un'espressione così seria. Aspetta, non può essere. Asparas ha stregato anche te, vero? Apsaras. Io desidero solo aiutare gli altri a realizzare i loro sogni e tu non mi fermerai. C'è da dire che in realtà devo guardare un discorso di cattiveria, mi sembra più cattivo l'altro, perché l'altro c'ha tutti gli adoranti, questo qui non c'è qua nessuno. Tu non mi fermerai. Forza, non facciamolo vincere, è una prova, vediamo. Per capire anche i livelli 17 ecco appunto vediamo questo 19 non ha vabbè proviamo lo zio allora confusione. Proviamo a vedere. L'ha fatta, strano. Oh, lo Zan. Tecnicamente se non conosci il gioco dovresti provare uno e l'altro per vedere cosa ti lascia e decidere dopo. Ammesso che riesci a ucciderlo almeno. Non dà tanto quell'idea. Vabbè, questo si può anche fare, ma come va? Alta probabilità di critico. Vediamo. Eh beh. Fa male normalmente così. In realtà bisogna curarlo, cavolo. Proviamo il nudo. Niente. Allora, curiamo, va. Perfetto.
Poi in caso andiamo dall'altro, che tra l'altro, boh, ripeto, mi sembra sarei più tentato di fare l'altro, anche se non so cosa danno. Continuiamola a cercare di metterla fuori gioco. Ma questo è inutile. Ma c'è qualche debolezza questa. Ha sbagliato bersaglio e ha ucciso noi. Vabbè. È questo che io dico. A vedere anche qua, sembra che ho purtroppo ragione io nel dire che se pensa che noi eravamo qua, stiamo qua e farmiamo e ammazziamo 100.000 persone prima di andare ad attaccare, proseguire con la storia. Già adesso. So, cioè mi sembra veramente una pretesa esagerata. Diventare inferiore alla terra controlla uno dei quattro elementi. La sua essenza è secca e fredda. Aspetti basilari della distruzione. Questo qua mi sa. Quello là non è quel golem là, no. No, non credo siano solo un demone come gli altri. Magari Apsaras è più basso, non so. Io sarei tentato di provare anche questo adesso, così, tanto che ci siamo. Tra l'altro non era solo. Livello 13, ok. Però livello 3. Comunque c'è 57 del livello 3, ma c'è 57. Proviamo a parlarci invece. Parli al demone. Ma lo sai che puzzi come un umano? Che faccio? Ero umano, vediamo. Ma se parlare di qualcuno come te, che tu sia... Tu sei Atom Elfman, no? Il tuo nome non mi è nuovo. Sicuramente non mi mischio con quelli come te. Ai ai ai. Però se n'è andato. Se qua non mi ricordo, al fuoco. Livello 3. Senza di prima. Boh. Non è in bagazzo, li proviamo a prendere. Proviamo questo. Persona 5 c'è delle farmi, ma non così. Persona 4 già di più. Proviamo a parlarci di nuovo. Quello del demone. E più tipo da sopra o sotto? Sopra. Quanto sei prevedibile, non voglio avere niente a che fare con te. Devo dirti in mezzo? Allora, visto che dici che sono prevedibile. Resiste a questo. Oh, ok. Siamo alla GP2. No? Un po' di vita ce l'ha però, eh. Zan. Adesso. Due attacchi. Ok. Bah, fa un po' male. Proviamo a riparlarci. Facciamo una prova di forza da veri uomini. Ti sfido braccio di ferro. Va bene. Vedevano braccio di ferro. Hai perso.
Papà Mole, vieni, ti aiuto io ad allenarti. Bisogna fare le prove, insomma. Vediamoci ancora, parla al demone. Il demone ride come un pazzo, cosa fai? Gli ridi sopra, questo qui ridi come un pazzo. Eh? E che sarebbe quella? Ora ti faccio sentire io una vera risata. D'accordo. Ti avvicini al demone. Ah, lo sapevo. Sono un demone molto più bello di te. E se ne va. Ah. Non ho combinato niente. Penso che abbiamo perso.